Scusate raga, sono dovuto andare giù a prendere i pacchi in cantina perché qua non c'era più spazio e li ho portati sotto. Miki, cosa vorresti fare oggi? Un unboxing con 3 pacchi? A parte che io faccio l'unboxing con quanti pacchi mi pare. Primo, fatti scherzi raga, allora faccio l'unboxing soltanto di 3 pacchi perché il quarto è troppo grosso ed è giù in garage, vicino alla panca piana motorizzata. Tant'è che io in verità volevo fare l'unboxing totalmente in garage, ma c'è un tempo che fa schifo al cazzo e quindi mi tocca farlo metà qui e metà giù, ok? Bene. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video unboxing. Allora, questo pacco qua mi arriva da Pinerolo, Torino. Vediamo cosa c'è dentro. Miki! No! Posso venire lì un attimo? Non venire! Miki, va che c'è uno giù al cancello di Ma non vedi che sto registrando l'unboxing? Non me ne frega niente! Stai calmo! Stai calmo un paio di pacchi. Allora, qua abbiamo, sembrerebbe una maglia. Giacomo da Torino. Un caro saluto dal team Viso Brand. Grazie mille raga, fatemi vedere com'è la maglietta. Ah, me l'ha mandato anche degli sticker. Allora, vediamo com'è sta maglietta. Ah, ok. Maglietta verde con su un logo tipo montagna. Vabbè, dai, la taglia l'hanno azzeccata. Grazie mille Viso. Passiamo al prossimo pacco. Allora, questo qua è pesantino, devo dire. Arriva da Derwig Albert Schweitzer, Grosslen, Germany. Non ci va. Ma raga! Cioè, ma io... Ma scusami. Allora, qua c'è da dire una cosa. Innanzitutto vi faccio vedere cos'è. Chiaramente i più creativi di voi sanno che questo qua è un filamento per la stampante 3D, che però io non ho. Praticamente questa azienda qua mi ha contattato e mi ha detto... Che voce strana che va. Bocelli, spostati. Possiamo mandarti una stampante 3D? Ci fai il video di qua di là. Raga, io non ne ho neanche una di stampante 3D. Gli ho detto, minza che la mandamela, cioè. Poi gli ho scritto, ma mi mandate anche i filamenti? Sì. Ok, mi hanno mandato i filamenti, ma non mi hanno mandato la stampante. Quindi Anycubic, aspetto la stampante. E ora partiamo raga con il primo pacco bestione, perché il bestione è veramente grosso. È una bicicletta elettrica Fat Bike, strabella, costa circa 1.500 euro. Dopo lo guardiamo. Questo pacchettino qui, come potete vedere dal marchio, dovrebbe essere una sedia. La storia di questo pacco parte da molto indietro. Quando ho iniziato a registrare il video per la panca piana, ho fatto una cosa con la sedia e lo vedrete questo lunedì perché uscirà il video della panca piana motorizzata. Diciamo che non è finita proprio bene quella cosa lì che ho fatto con la sedia. Quindi si è rotta la sedia che mi avevano mandato sempre loro. Se voi contate il numero di ruote che ci sono attaccate sotto a questa sedia qua, ne manca una. Perché a furia di lanciarla, di fare il deficiente, l'ho rotta. Questi ragazzi qua di Steel Sedie hanno visto il video che ho fatto con l'avvocato Angelo Greco e hanno notato in un piccolissimo frame che mancava la ruota. Quindi mi hanno detto, Miki, ti mandiamo un set di ruote nuovo, almeno puoi cambiarle. E poi ti inviamo anche un'altra cosa che adesso guardiamo cos'è. Tra l'altro, qua dietro vedete un sacco di bottiglie. Piccolo spoiler. Ho visto il tuo ultimo video unboxing, sinceramente quel cassetto non si può guardare. Allora, Steel Sedie, già partiamo male, perché il mio cassetto, attenzione, è storia! Questo qua è storia! Si studierà nei libri delle elementari dei prossimi anni. Io con questo cassetto qua ho fatto la fortuna! Andiamo avanti, va, faccio finta di non aver letto questa frase qua. Vogliamo regalarti questo sgabellino. Un abbraccio forte, Team Sedie Shop. Vediamo cosa mi hanno mandato. La madonna! Cioè, quante mascherine sono? Grazie mille! Benissimo! Ah! Non so se funziona così. Non lo so. Andiamo adesso giù in garage che apriamo finalmente il pacco della bicicletta elettrica. Ok raga, siamo qua nel mio garage. Dietro quel pannello c'è la panca piana motorizzata. Ovviamente lascio lì il pannello per non spoilerarvi nulla. Mi raccomando, lunedì uscirà il video. Raga, è gigantesca. Praticamente questa azienda qua siciliana 3MBB mi ha contattato e mi ha detto Miki. In verità non ha detto Miki, ma Miki.
Mi hanno detto: abbiamo sviluppato una bicicletta elettrica pieghevole, batteria Panasonic, watt ampere, mille robe, fat bike, ammortizzatori davanti, dietro, schermino, contachilare robe. Mandatemela che la provo. Sicuramente poi arriverà un video dedicato, ma almeno iniziamo a vedere com'è. Taglierino e andiamo. Madonna mia, ma è spettacolare. Cioè raga, guardate che ruota. Cioè, ma scherzi. Cioè guarda, ma è strabella. Raga, ma è una bestia. Io vi giuro che non pensavo. Raga, non vedo l'ora di portarvi la recensione di questa bicicletta qua, 3MBB. Sono questi tre ragazzi siciliani che stanno iniziando a costruire queste bici qua, ma sono bellissime. Io non pensavo, veramente. Dai raga, comunque ci vediamo la prossima volta e mi raccomando, lunedì panca piana motorizzata, che è dietro là, però mi raccomando perché sarà un video veramente bomba. Ci lavoro da mesi, raga. Lo sapete anche voi che mi scrivete in tantissimi: quando è che arriva, quando è che arriva? E ci avete ragione, finalmente è arrivato. Lunedì ci vediamo, vi aspetto. E presto anche la recensione di questa. Ciao a tutti, raga, ci vediamo la prossima volta. Seguitemi su Instagram per qualche inedito. Anzi, tutti quelli che mi seguono sanno già tante cose della panca piana motorizzata. Quindi se non mi stai seguendo, mi dispiace per te. Ci vediamo lunedì. Ciao, raga. In verità sotto qua ci sono le luci, raga. E sono veramente in cantina sotto casa mia.